Volvo V40. Il suo arrivo è previsto a settembre e diventerà il modello medio di riferimento della casa svedese. Come sempre punta molto sulla sicurezza, pensate che c'è anche l'airbag per i pedoni e il prezzo partirà da circa 23.000 euro. Il classico cofano a V risulta ulteriormente enfatizzato da linee audaci ed espressive del design Volvo. La griglia lucida è bassa e larga e conferisce all'auto un'immagine sportiva con una forte impronta a terra. Il taglio inferiore è caratterizzato sugli angoli da dettagli scolpiti nella carrozzeria e si estende da un passaruota all'altro. Gli angoli sono scolpiti, non solo aggiungono personalità alla vettura, ma convogliano il flusso dell'aria in modo tale da migliorarne le caratteristiche aerodinamiche. Le luci DRL, Daytime Running Lights, sono posizionate negli angoli in basso anteriormente e si allungano verso l'alto in una linea sfuggente rispetto al frontale dell'auto. Anche il portellone posteriore sul taglio esagonale, introdotto per la prima volta sulla C30 e ispirato alla P1008S, è un ulteriore esempio della lunga tradizione di innovazioni stilistiche introdotte negli anni da Volvo. Gli interni della nuova Volvo V40 sono stati progettati pensando alle esigenze delle persone che li utilizzano, con una forte enfasi sull'ergonomia, il comfort e un'esperienza di guida coinvolgente. Come i sedili anteriori, anche i due posti esterni del divano posteriore sono scolpiti in modo da garantire il massimo comfort. Il conducente può selezionare un'impostazione da rosso a blu, che adatta l'illuminazione alla temperatura dell'abitacolo, oppure scegliere tra 7 diversi temi in base al proprio umore. Il propulsore T5 turbo da 5 cilindri e 2,5 litri ha una potenza di 254 cavalli ed eroga 400 Nm di coppia, inclusi i 40 Nm di sovralimentazione erogati in fase di accelerazione. Per garantire consumi contenuti ed emissioni di CO2 ridotte, è stato ridotto l'attrito interno. L'unità T5 è abbinata ad una trasmissione automatica e garantisce un'accelerazione da 0 a 100 in 6,7 secondi. Il consumo di carburante è pari a 7,9 litri ogni 100 km, ciclo combinato UE. Il T5 è inoltre disponibile in una versione da 2 litri con 213 cavalli di potenza e 300 Nm di coppia. L'offerta di fascia media comprende due versioni di un propulsore GTDI 1006, il T4 da 180 cavalli e il T3 da 150 cavalli. L'unità da 180 cavalli sviluppa una coppia massima di 270 Nm, offrendo un'eccellente capacità di resistenza al sovraccarico sull'intero arco dei regimi. La dolce curva di coppia consente un'esperienza di guida particolarmente confortevole. Il motore T3 da 150 cavalli eroga 240 Nm di coppia motrice. Gli esperti motoristi di Volvo sono riusciti a ridurre il consumo di carburante a 5,8 litri ogni 100 km nella Volvo V40. Ciò corrisponde a un livello di emissioni di CO2 di 134 grammi a chilometro. Su alcuni mercati selezionati è inoltre disponibile l'unità T4 2 litri da 5 cilindri, che sviluppa 180 cavalli di potenza e 300 Nm di coppia. Anche per quest'oggi è tutto, a me non resta che darvi appuntamento a settimana prossima, ma ricordarvi che Automobilismo è anche in edicola, su Facebook e ovviamente sul nostro sito internet automobilismo.it. Ciao e a presto!